Ciao ragazzi, bentornati alla nuova puntata di RGTV Blog. Oggi andiamo a vedere il terzo video riguardante sempre Pin Up Popper, ma questa volta andiamo a vedere come inserire i tavoli di Future Pinball. Prima però, se volete, sempre se volete, non obbligo nessuno, e se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete mi piace al video e condividetelo con chi volete. A dopo. Eccoci qua col tutorial. Allora, io questo periodo sono riuscito, prima di iniziare a fare il video, a modificare la piccola bestiolina del mio PC. Gli ho messo un dissipatore abnorme perché volevo, diciamo, sfruttarlo al massimo e non avere problemi poi durante la registrazione dei video. Quindi vi faccio vedere col telefono, così ve lo collego nel montaggio. Cosa sono riuscito a fare? Diciamo che questo è un dissipatore di un desktop su un Minis Forum che mantiene le temperature basse e mi permette di poterlo sfruttare al massimo, quindi trarre il massimo dal processore. Ok, chiudiamo la parentesi con questa piccola cosa, così, e andiamo avanti con il tutorial. E allora, il flipper da inserire visto che adesso parliamo di Future Pinball, andiamo a vedere qual è il sito internet. È il solito il classico che abbiamo visto nel video precedente, quello di Visual Pinball, nell'installazione di Visual Pinball, quindi VPinball Universe. Ma piuttosto che andare a scaricarci le tavole di Visual Pinball, andiamo direttamente nelle tavole di Future Pinball. In questo caso sono solo 253 in questo sito. Poi andrò a fare una raccolta di questi siti, così ve ne inserisco sotto questi video, in modo tale che potete trovarli facilmente. E ve li metto anche nel canale Discord. Allora, io ho provato prima il flipper di Avatar. Da quello che ho capito, quelli dove si riesce facilmente a trovare i media sono quelli con scritto il marchio, cioè esterno 2010 e quant'altro. Allora, entrando nella pagina per scaricare il file è unico, io l'ho già scaricato, 214 mega. Eccolo qui. Contiene due versioni, una versione ruotata, che è questa per i classici PC con un solo schermo. Mentre qui abbiamo la versione normale per il flipper virtuale, quindi ci dà il doppio schermo, quindi sia il DMD che la tavola. In questo caso non è come Visual Pinball che bisogna scaricarsi anche il DMD, quindi basta semplicemente il tavolo e ci fa apparire anche il DMD. Ora vediamo. Allora, prima di installare la tavola, io consiglio sempre di leggerci tutte le istruzioni. Qua ci fa vedere la modalità virtuale di com'è il tavolo, anche usato nella versione PC. Quindi qua ci dice questo tavolo richiede BAM 1.5 e via dicendo. Così da evitare problemi, crash e via dicendo. Io ho provato a installarlo e funziona tranquillamente. Poi ci sono
dice che ci sono questi file, però nella lista, forse se li andiamo a trovare nel Media Manager può essere che ci sono. Questa prova non l'ho fatta, a dire la verità. Però sono solo JPG, quindi su Media Manager troviamo di meglio. Rotate Display Version, che è quell'altro file zip che troviamo all'interno, che è la versione per PC. Qua ci sono le istruzioni su come vederlo. E vabbè, le conclusioni, niente di particolare. Vi spiega un po' questa versione, perché ce ne sono state altre. Ok, andiamo a inserire il file. Come al solito, andiamo nella cartella WPinball, Future Pinball, Tables. Dobbiamo inserire questi tre file, FTP, ZIP e VBS. VBS è uno script. Perfetto. Chiudiamo il file zip. Adesso andiamo alla cartella WPinball, Pinup System. E poi Pinup Menu Setup, Game Manager. Add New Game, Scan for New Game. Alcune volte la freccia non ce la mette su un nuovo gioco, chissà perché. Clicchiamo il gioco nuovo, aggiungiamolo al sistema, ok. Adesso andiamo dal game, selezioniamo il nuovo gioco, è già selezionato, e possiamo, in questo caso possiamo anche cambiargli il nome. Però va bene, va benissimo, possiamo lasciarlo così, vi faccio vedere un'altra cosa. Andiamo a Media Manager, che è praticamente il media manager che ci ha praticamente detto un utente. In pratica possiamo fare così, possiamo chiudere, salvare e andare qui. Alla fine è lo stesso, qua avremo tutte le tavole, quindi scaricarci i media che vogliamo. Torniamo al game e andiamo a media. In questo caso abbiamo solo una tavola, quindi non possiamo imbrogliarci. Quindi, perché potrebbe capitare che seleziono un'altra tavola, andiamo a scaricare, dice perché non c'è scaricato il media. Così è più semplice. Ok, scarichiamoci il back class e non ci trova niente, perché il titolo è sbagliato. È scritto Avatar 3. Metto semplicemente Avatar e lo troviamo. Avatar Stern. Preview, è proprio lui. Close, download e use video. Stessa identica cosa del video precedente. Play field, togliamo il pre. Perfetto, non è questo il tavolo, però dovrebbe, vediamo qual è, forse questo qui, nemmeno, perché ha i bumper blu se non erro. Sì, forse è questo qui, e c'ho la pallina. Apriamo questo. Vabbè, tanto si possono, vedi la pallina è quella blu, tanto si possono comunque cambiare. Io vi faccio vedere come si fa, poi possiamo andarli a cambiare. Ok, la wheel image. Facciamo preview. Anzi, scarichiamo preview. Mi sono un attimo imbrogliato. Perfetto, va benissimo. Ok, facciamo close, salva, close e facciamo exit and launch. Perfetto.
Adesso andiamo ai tavoli. Adesso non ho fatto la stessa cosa di mettere il tavolo sulla schermata principale. Adesso andiamo su Future Pinball e abbiamo Avatar. Proviamo. Allora, io passo la modalità flipper. Ok, sta caricando. Adesso non fa ancora vedere il back glass. Diciamo che quando si ha tre schermi, tende un po' ad andare un po' per i fatti suoi il back glass. Però appena finisce di caricare, si riprende. Non ho capito perché questa problematica di Future Pinball, forse perché non è settato per tre schermi e quindi va in questa maniera qui. Vediamo. Perfetto. Ha caricato. Ok, chiamo i crediti. Ok, non preoccupatevi se nel video lo vedete scattoso, ma era giusto per farvi vedere come si installa. Perfetto. Usciamo. Ok. Perfetto. E con questo vi saluto. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto principalmente. Colgo l'occasione per salutare tutti quei gruppi che ospitano i miei video, tutti quegli utenti che si sono iscritti, tutti gli utenti che si iscriveranno, specialmente quelli che si iscriveranno, perché sono tanti quelli che vedono i miei video ma non si iscrivono. Spero di farvi capire che iscrivendovi non vi costa nulla e mi aiuterete ad andare avanti. E soprattutto ringrazio chi mi fa le donazioni, che ovviamente quelle donazioni mi aiutano a migliorare i video. Ho preso ultimamente una webcam più potente per far vedere questo brutto viso. E pian piano sto migliorando quella che è la postazione. E, come vi ho fatto vedere prima, all'inizio del tutorial, cosa è venuto fuori? Vabbè, quello diciamo è il riciclo creativo. E con questo finisco qui. Intanto, vi auguro di divertirvi con i retro gaming. Ciao ragazzi.